Buongiorno a tutti! Allora, proseguiamo con la carrellata di segni zodiacali per quanto riguarda le energie di ottobre 2023. Mi sono rimasti sei segni, quindi intanto che vi parlo vado a mescolare le carte così insomma vediamo quali segni andremo a vedere oggi. Questo mese ho deciso di far andare le carte random, cioè anche le carte dei segni zodiacali, non suddividerle per segni di terra, di acqua, di aria e di fuoco, ma di lasciare veramente più possibile al caso. Poi sapete che io non credo al caso. Io qui ho delle carte che ho estratto a camera spenta, non so cosa ci sia sotto. Le carte che verranno fuori adesso lo vedrete insieme a me, però io sono convinta che quello che sarà il messaggio giusto arriverà alle persone giuste. Quindi vediamo i segni di oggi. Scorpione, se siete del primo gruppo. Pesci, ok, acqua, go go, il cancro è già uscito, quindi abbiamo la Vergine, va bene. Quindi se siete di uno, insomma, avete il sole in uno di questi segni o avete degli elementi importanti nella vostra carta natale in uno di questi segni, vi consiglio di guardare, insomma, la stesa dedicata. Vado a spostare il segno della Vergine e gli amici dei pesci. E lavoriamo con gli amici dello Scorpione, io e mia cognata che è Scorpione, c'è sempre qualcuno di qualsiasi segno, va bene. Andiamo a vedere i vostri tarocchi per il mese appunto di ottobre 2023. Abbiamo un 6 di spade, ok, poi abbiamo una regina di pentacoli, bella, bellissima, e un asso di coppe, ma che meraviglia questo mese per lo Scorpione. Allora, a parte inizio mese, dove avrete un po' di desiderio di evasione da una serie di magari compiti, responsabilità, o magari avete tante cose da fare e quindi sapete quando uno ha tante cose da fare che non sa neanche da dove iniziare, la tendenza è un po' quella di dire vabbè, ma me ne vado sul Monte Fuji e torno tra un paio di settimane. Ecco, quindi l'energia di inizio mese per lo Scorpione è un po' questa. In realtà poi cosa succederà? Che sarete talmente bravi a gestire, bravi, brave, a gestire tutte le vostre incombenze, che in realtà poi a un certo punto non dico che ci prenderete gusto, ma diciamo che è un mese dove potete ottenere tantissimo. Avrete verso metà mese soprattutto, avrete appunto svolto la maggior parte degli oneri, insomma, che vi si potranno palesare e sarete belli settati, belli tranquilli, anzi avete anche tempo per occuparvi degli altri, tempo per fare magari opere di volontariato, comunque tempo per dedicarvi generosamente, anche appunto ad altre persone e ad altre situazioni. E verso fine mese c'è questo bellissimo asso di coppe che è proprio l'inizio di qualcosa di molto bello. Addirittura qua c'è il fiore di loto che sboccia, una carta bellissima. Quindi qua io ci vedo proprio l'inizio di qualcosa di importante, di interessante, potrebbe essere anche l'inizio di una nuova amicizia, di una nuova relazione, di nuovi percorsi, nuove sinergie, anche in ambito magari religioso spirituale. Quindi insomma c'è proprio una bellissima energia, se vogliamo, di armonia, serenità, ma proprio dovuta al fatto che inizierete qualcosa che vi farà stare bene, quindi bellissimo. Vediamo i vostri oracoli, abbiamo Blessed, siete benedetti dalla luna e secondo me non solo dalla luna. Poi abbiamo spirito d'aria, ok. E poi abbiamo, wow, Samhain, Feast of the Dead, l'Halloween pagano, che è proprio la festa dei morti di Halloween del 31 di ottobre. Quindi potreste iniziare, visto che viene data una data specifica, potreste iniziare qualcosa di veramente molto importante per voi o una connessione spirituale molto importante. Qui anche abbiamo il calice, se notate, il calice con la candela e qui c'è il calice dell'asso di coppe. Quindi veramente a fine mese potreste, il 31, potreste iniziare veramente qualcosa di molto importante. In realtà poi avete appunto questa benedizione dall'alto che è veramente di grande supporto e non solo, siete anche in grado, quando dicevo che sarete capaci di gestire qualsiasi situazione, siete anche in grado di riuscire a essere molto con la mente aperta, che non è cosa da tutti. La mente, se non è aperta, non funziona a 360 gradi. Voi invece funzionerete a 400 gradi, neanche a 360. Sì, riuscite a immedesimarvi negli altri, avete molta empatia, riuscite a capire le cose da diversi punti di vista, quindi insomma
Avere questo tipo di peculiarità veramente vi può sbloccare un sacco di porte, vi può aprire un sacco di porte, vi può sbloccare un sacco di situazioni. Vediamo qual è l'energia capostipite per lo Scorpione in questo mese di ottobre 2023. Nettuno è sensibilità, percezione, immaginazione, occulto, emozione. Abbiamo sempre un segno d'acqua, comunque siete nel vostro elemento, abbiamo l'appeso come riferimento ai tarocchi. Io penso che veramente questo mese potreste essere connessi a livello sensibile, proprio di percezione, di sensibilità alla grande, e questo appunto farà sì che riuscirete a realizzare un sacco di cose. Vediamo i vostri chance. Scusate, c'è mio figlio che ha messo un po' di ciucci dentro i chance, va bene. Ok, allora, ottobre 2023, per il segno dello Scorpione. Oh, quanta roba, mamma mia! C'è tantissimo. Allora, vediamo i messaggi. Nulla può turbare il vostro equilibrio, e questo è uno, e ciapachì e portacà. Poi abbiamo, bravi, date prova di grande coraggio civile. Secondo me, con questa, non lo so, ci vedo, mi veniva volontariato, mi veniva grande aiuto agli altri. Questo è spagnolo. Le vostre attenzioni saranno inaspettatamente ripagate. Ok. Poi abbiamo la camomilla, va bene, io ci vedo un momento serale magari molto bello con la vostra famiglia, con qualcuno a cui volete bene, perché qua c'è una persona che vi darà anche molto divertimento. Nel tappo della birra ci vedo proprio anche aperitivi, cene, cose di questo tipo. Color, sapete quando uno riesce ad apprezzare tutti i colori, tutte le nuance della vita? Ecco, questo lo farete voi questo mese. Abbiamo addirittura niente poco di meno che la dea della fertilità, e abbiamo anche, scusate, l'abbondanza e l'anello karmico. Io penso che ci siano tutta una serie di cose che si andranno a incastrare in questo mese, perché c'è tanto del passato, ma c'è anche tanto del presente e del futuro. Quindi gestire tutto vi richiederà veramente tanta forza morale, però è quello che io vedo qua, è che non solo ce l'avete, ma ne avete anche da vendere agli altri, quindi alla grande, grande spiritualità, e sono uscite anche tante cose legate proprio alla vostra sfera spirituale, alla vostra sfera interiore emotiva, quindi è molto interessante questa cosa. Secondo me potreste anche esplorare mondi vostri interiori, non detto che debbano per forza venire fuori, potrebbe essere anche una cosa vostra personale, però c'è, a me mi viene anche perché con questo Nettuno, questa sensibilità, questa percezione, secondo me farete anche proprio un lavoro su di voi molto interessante. Va bene, cari amici dello Scorpione, piatto ricco, micifico, un mese bellissimo. All'inizio siete un po' così, forse non siete sicuri di riuscire a portare a termine tutto, invece non solo ce la farete, ma ce la farete alla grande, porrà essere tutto meraviglioso, quindi bene. Va bene, io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Arriviamo al segno dei pesci. I pesci avevano una connessione, sono usciti prima nell'ascesa dello Scorpione. Vediamo cosa abbiamo qua invece per voi nell'ottobre 2023. Abbiamo una bellissima regina di coppe, guardate che meraviglia sta carta. Molto bene. Un due di bastoni, anche qua interessante. E poi abbiamo un 10 di coppe. Allora, questo mese vi posso già dire, siete nel vostro elemento. Le coppe sono l'elemento dell'acqua. Infatti, guardate, la regina è sommersa, praticamente immersa col suo trono. Siete nel vostro elemento, quindi riuscite a gestire tutto in maniera molto funzionale e emozionale per voi. Detto ciò, ci sono dei piani che farete specialmente verso metà mese, quindi
o studierete molto o vi informerete molto su cose che volete attuare, su cose che volete far iniziare, le navi salpano qua. Quindi devo dire che ci potrebbero essere anche diversi progetti che vedranno, diciamo, la luce verso la metà del mese. Voi siete assolutamente, ripeto, immersi un po' nel vostro mondo. Questo è un po' tipico dei pesci, eh? Ogni tanto vi chiudete un po' nel vostro mondo, però devo dire è un mondo bellissimo, ci entrerei anch'io. E addirittura a fine mese qua io ci vedo anche, non lo so, matrimoni, battesimi o comunque lo stare bene in famiglia, lo stare in armonia, con gli altri, una grandissima serenità, una grandissima tranquillità, anche grande ordine nella vostra vita. Avete il giardino inglese potato alla perfezione. Non lo so, come se effettivamente avesse, veramente tutto sotto controllo, perché anche il Due di Bastoni è una carta comunque di piglio, di potere. Quindi, non solo siete nel vostro elemento, che comunque l'acqua, ma avete grande piglio e grande potere su tutto quello che toccate, fondamentalmente. Quindi potrebbe essere ottobre un buon mese effettivamente, forse per attivare, attuare tutta una serie di cose. Le energie sono molto propizie. Vediamo qua cosa abbiamo. Abbiamo Evolve. Ok, abbiamo un'evoluzione in corso o un'evoluzione che inizierà con i primi di ottobre, proprio forse dedicati alla vostra sfera personale, il fatto di decidere magari di non venire più feriti da un certo tipo di situazioni o decidere come gestire le vostre emozioni. Flowing River, ancora una volta l'acqua, siete proprio, ripeto, nel vostro elemento, siete proprio un flusso continuo e costante, che però l'acqua ha un potere incredibile, l'acqua va dove vuole, erode, corrode, piuttosto che proprio per arrivare dove meglio crede. Per questo dico, sotto a una carta come questa, dove comunque ci sono dei piani, ci sono delle cose da attivare, delle magie anche da attivare se vogliamo, è bellissima questa carta perché è proprio il fiume che si va a conquistare il suo spazio. E voi sarete proprio così in ottobre, avrete proprio voglia di conquistarvi i vostri spazi con tutta la calma e la serenità possibile, però intanto lo fate, non vi fermerete mai questo mese, secondo me. E vabbè, ma allora, questa carta del mio mazzo non esce mai. È un po' il sacro graal del mio mazzo e c'è, cioè, la strega col potere in ottobre, dove diciamo, le energie, i talenti magici sono più accentuati, ragazzi, cioè veramente vi potete conquistare qualsiasi cosa questo mese. Bellissima questa stesa, cioè veramente sono quasi, cioè sono felicissima per voi, sono quasi un po' invidiosa che non sia appunto il segno del cancro. Meraviglioso, c'è un'energia incredibile. Voi zitti zitti, cheti cheti, secondo me veramente vi potete portare a casa tantissimo questo mese. Energia capostipite per il segno dei pesci. Marte, e allora mascolinità, azione, passione, aggressività, entusiasmo, impulso. Siete a sfondamento, c'è l'Ariete come collegamento, andate a sfondamento questo mese. Però la cosa bella è che l'energia di Marte accostata all'acqua, cioè ragazzi, perché qua non è, cioè capito, non è, non so come dire, non è associata al pugno della terra, piuttosto che no, all'acqua. L'acqua con l'energia di Marte andate dove volete, ragazzi, incredibile. Va bene, vediamo i vostri charms. Allora, ottobre 2023 per il segno dei pesci. Allora, vabbè, abbiamo la pietra di luna, non mi stupisce perché siete nel vostro elemento che è l'acqua, quindi ok. I primi due charms è riuscita sul lavoro, perché il girasole e la spagnoletta qua mi indicano proprio grande riuscita sul lavoro. Poi cos'è uscito? La compassione non ha limite, la gentilezza non ha nemici e poi abbiamo un desiderio, ma esprimete lo sto desiderio e fatesi di realizzarlo perché questo è il mese giusto per poterlo realizzare. Abbiamo anche due lettere, O e C. Le lettere ovviamente le lascio interpretare a voi perché possono essere cose vostre personali che io non posso sapere, ovviamente.
Diciamo però che anche Charms, soprattutto questi due che sono i primi due usciti, rivelano un grandissimo successo sul lavoro, un grande successo. Quindi bene, ottimo, cose che sbocciano, fiori che sbocciano. Anche voi che sbocciate, con questa evoluzione in corso, c'è anche secondo me un lavoro su un vostro avvenire, su un vostro. Per alcuni di voi potrebbe essere anche proprio una cosa estetica, cambiare look, cambiare, non lo so, mi viene anche questa cosa qua. Però sì, c'è questo desiderio di realizzare qualcosa che veramente vi darà un'energia, secondo me, incredibile. Questa combo mi piace tantissimo. Va bene, che dire, cari amici dei pesci, avete veramente il potere nelle vostre mani per realizzare qualsiasi cosa, quindi io quello che vi consiglio è già da oggi, anche se non siamo ancora in ottobre, uscite e realizzate perché questa energia è veramente troppo troppo bella, cioè fantastica. Va bene, io spero che questa sesa vi trovi bene, spero di avervi dato dei buoni consigli, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Arrivati all'ultimo segno di oggi, quindi il segno della Vergine. Io ho la mia migliore amica che è Vergine, una delle mie migliori amiche che è Vergine, quindi vediamo cosa le aspetta in ottobre 2023. Allora abbiamo 5 di spade, ok, re di bastoni e giustizia. Attenzione. E scusate, ma io con queste due carte, io penso che ottobre per il segno della Vergine sia un po' il mese della resa dei conti. Resa dei conti, qua c'è una situazione inizio mese dove in realtà, vabbè, qua c'è nel senso, è depittata una cosa abbastanza tragica, nel senso che abbiamo una ragazza svenuta, un uomo legato, imbavagliato e quant'altro, e voi che ve ne andate via con tre spade, nel senso che è un po', non dico che è una carta di vendetta, no, però è una carta dove vi andate a prendere quello che sapete che è vostro, anche a, magari, non dico a discapito di altri, però mettendo a posto chi vi ha voluto male in qualche modo, ok? Quindi c'è un po' questo tipo di energia di inizio mese, siete un po' risentiti, secondo me, verso qualcosa o qualcuno, e quindi farete in modo di avere la vostra opportunità per farvi valere. In realtà ci riuscite benissimo. A metà mese abbiamo un re di bastoni. Il re di bastoni è un re comunque che sa molto bene quello che vuole, sa molto bene anche come ottenerlo. Grande carisma, grande piglio, grande voglia anche di realizzare proprio le cose che volete realizzare, cioè senza troppi fronzoli e senza troppi se, troppi ma. Cioè questa energia comunque è molto. Faccio quello che mi pare e io sono io e voi non siete nessuno. Ok, c'è un po' questa energia qua. Perché ne avete un po' piene le balle? Ne avete un po' piene le balle di farvi surclassare da altri o di appunto situazioni dove subite delle ingiustizie, cose di questo tipo. Quello che vi posso dire di molto buono, come abbiamo un arcano maggiore che è la giustizia. E questa giustizia, secondo me, farà sì che in ottobre, appunto, tutti i nodi verranno al pettine. Mi piace tantissimo che non c'è figura umana in questa carta, quindi non è possibile l'imparzialità umana. Qui c'è proprio il destino nudo e crudo come deve essere, in questo caso però è giustizia buona per voi. Quindi, se avete subito dei torti, se avete subito anche delle, se avete questioni legali in ballo, se avete subito comunque delle situazioni dove vi siete sentiti oppressi, traditi, insomma, se avete subito delle ingiustizie, sappiate che questo è il vostro mese, perché qua c'è proprio piena giustizia, piena assoluzione, forse anche qualche ricompensa, questo non ve lo so dire con certezza, ma secondo me per qualcuno di voi potrebbe anche essere. Quindi ecco, il mese della giustizia per questo Vergine 2023. E vediamo qua le altre carte. Luce, la luce in fondo al tunnel, finalmente, il fatto di dire finalmente, così sia, amen, andiamo avanti. Tribal Spirit Dancer, fantastico, qua festeggerete. Secondo me verso la terza settimana del mese o l'ultima c'è proprio un festeggiamento proprio tribale di via situazioni passate, via meccanismi passati, libertà, fantastico.
E poi la speranza per un futuro migliore. Vabbè, qua è proprio precisa la cosa, è proprio, mi sembra proprio netta, è una cosa netta, una cosa, una stesa super precisa, super, lineare anche se vogliamo, perché qua gli elementi ci sono tutti e sono molto chiari. Io spero veramente che, sarà effettivamente così per tanti della Vergine, insomma, che, siete là fuori, spero che riusciate davvero ad avere grande giustizia, insomma, che possiate avere e che possiate soprattutto festeggiare. Vediamo qual è la vostra energia capostipite per questo mese di ottobre. Il fuoco! E allora, purificazione, passione, dinamismo, secondo me farete un bel falò, di tutto ciò che appunto vi ha messo i bastoni tra le ruote o comunque appunto non vi ha giovato nei mesi precedenti, nei mesi scorsi. Qui in questo ottobre, cioè proprio metterete tutto, tutta la vostra vita a fuoco e fiamme, tutti i nodi verranno al pettine. E ci vogliono questi momenti così alle volte, bisogna a volte fare dei repulisti in tutti i sensi, addirittura poi il fuoco è uscito anche qua con la candela, stesso colore, se notate. Quindi sì, arancione, fuoco e fiamme, anche per una vostra autostima, cioè proprio c'è bisogno di lasciare andare determinate situazioni, risolverle e basta, chiudere proprio il capitolo, proprio per una vostra miglior vita, insomma, per una vostra vita migliore, per una vostra serenità interna. Allora, ottobre 2023 per la Vergine. Ehi, ok, scusate, ma ho una fede incastrata con delle emozioni, quindi vabbè, in realtà per alcuni di voi potrebbe esserci anche qualcuno che vi aiuta, vi supporta, addirittura fede, quindi una proposta di matrimonio o un matrimonio, va bene. E sono usciti 200 messaggi, la compassione non ha limite, la gentilezza non ha nemico, e qua secondo me è proprio questa situazione qui. Vi viene richiesto di essere compassionevoli o comunque lasciare andare il rancore. Riconosci che tu sei la verità, quindi amati per quello che sei. Dignità e tranquillità durano per sempre. Quando dicevo appunto che questo iter sarà proprio per ritrovare la stima di voi stessi, sta uscendo tutto esattamente quello che ho detto prima. Supererete molte difficoltà con grande maestria. Bene, mi fa piacere. Verità, niente, questo è il mese proprio tutti i nodi al pettine, verità, però grande amore innocente puro, grandi emozioni con un re, grandi emozioni con un re, d'altronde il re era uscito, c'è qualcuno che comunque vi supporta, vi sostiene in quello che fate, questo è probabilmente molto importante. È uscito il lavoro, ma tutto bene, sul lavoro non ci sono grosse cose, c'è anche la farfalla, quindi cambiamento, cambiamento, evoluzione. Forse voglia di cambiare a questo punto, voglia di cambiare, voglia di evolvere. Quindi anche questo è interessante. Però io qua ci leggo proprio in tutte queste carte e anche nei charms, io ci vedo proprio una resa dei conti. Ottobre, mese della giustizia, mese della resa dei conti per il segno della Vergine. Ovviamente una stesa generale, mi rendo conto che è molto settoriale, cioè è molto in un settore, quindi non potrà essere così per forza per tutti, però magari anche alcuni di voi, anche se proprio non, magari non avete subito ingiustizie, non avete bisogno di, però vedrete che magari, scusate, mi sta andando via la voce, magari in questo mese di ottobre in realtà vi accorgerete che i pezzi del puzzle poi si andranno a incastrare in modo giusto per voi, e anche questo può essere parte di questa stesa, insomma, di questa visione che io ho di queste energie. Va bene, cari amici della Vergine, spero di esservi stata utile, spero di avervi trovato bene. Fatemi sapere se effettivamente sarà così, perché questa è una stesa veramente molto specifica, quindi insomma sono curiosa. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!